Ben ritrovati a questo nuovo video con il quale voglio aggiungere un appendice, un completamento ad un video che ho già pubblicato non molto tempo fa. Il video in questione è questo che vedete qui, nel quale ho spiegato appunto come usare Microsoft Silverlight in Ubuntu grazie al lavoro del progetto Pipelight. Ecco, siccome appunto è piuttosto recente questo video da me pubblicato, ho ritenuto giusto e opportuno creare questo secondo video a complemento del primo, perché tra la pubblicazione del video, il tempo intercorso fra la pubblicazione di questo video e oggi, 23 ottobre, quando sto registrando questo presente video, il progetto Pipelight ha fatto dei progressi notevoli e si è, come dire, parzialmente riorganizzato in un modo un po' diverso. Quindi tutto ciò che ho spiegato in questo video è ancora valido, a parte la modalità di installazione che è leggermente cambiata, ecco. Ed è appunto per quello che ho deciso di fare questo ulteriore video a complemento. Quindi chi ha già installato Pipelight seguendo questo primo video si sarà ritrovato prima o poi con un aggiornamento di Pipelight alla versione 0.2, che è appunto l'ultima rilasciata fino ad ora. Molto probabilmente le cose, come è successo anche nel mio caso, funzionano, continuano a funzionare come prima, però potrebbero anche esserci dei problemi nel passaggio dalla versione precedente a quella attuale. E quindi sul sito stesso del progetto, che è poi questo, lo lascio qui come sfondo, sul sito stesso, dicevo, del progetto, consigliano nel passaggio dalla versione 0.1 precedente a questa 0.2 di disinstallare, ovvero di ripulire la situazione da Pipeline, di toglierlo dal vostro sistema e di installarlo nuovamente per la nuova versione. Questo permette di escludere al massimo i possibili potenziali problemi che potrebbero sorgere. Ripeto, io ho aggiornato semplicemente senza disinstallare e problemi non ne ho avuti, però ho comunque voluto seguire il consiglio, quindi ho disinstallato Pipeline installato in precedenza e l'ho installato nuovamente seguendo appunto le nuove direttive di installazione che vi spiego qui brevemente. Quindi questo è appunto uno, se vogliamo dire così, dei due motivi principali per cui ho deciso di fare questo secondo video su Pipelight. Il secondo motivo è descritto qui in questa prima frase, scusate, della mia scaletta. È che Pipelight con la versione 0.2 ha riorganizzato, come dire, i suoi obiettivi e la sua organizzazione del progetto in modo da riuscire, o perlomeno si è posto Pipelight come progetto, l'obiettivo di gestire diversi plugin che normalmente troviamo sui sistemi Windows, fra i quali appunto Silverlight. Con la versione 0.2 di Pipelight si è aggiunto anche la gestione di Flash, di Adobe Flash. Quindi a questo punto sono due dei plugin, diciamo, più, come dire, famosi e diffusi nell'ambito Windows che possono essere installati ed usati anche sui nostri sistemi Linux mediante attraverso questa, come dire, interfaccia Pipelight, ecco, con questo progetto Pipelight. Al momento sono due, ecco, io non ricordo più la pagina web dove l'ho letto, ma ho letto che l'obiettivo del progetto non finisce qui, ma ci sono ulteriori plugin che io francamente non ho mai sentito leggendo i nomi che hanno citato in quella pagina, che non trovo più, non mi ricordo più dove l'ho letto. Ci sono altri plugin presenti nell'ambiente Windows che loro vorrebbero o vogliono portare anche in ambito Linux, sempre attraverso il loro progetto Pipelight. Quindi oltre a Silverlight e Flash ne vogliono portare almeno altri due o tre di questi plugin.
Francamente, come ho detto, io quei nomi non li ho mai sentiti, quindi vuol dire che non ho mai avuto bisogno di usarli. Magari qualcuno di voi, leggendo i nomi in futuro, quando rilasceranno ulteriori versioni, riconosceranno il tal plugin che magari a loro serve, io non lo so. Comunque, il succo di quello che sto dicendo adesso è che Pipelight si propone come una piattaforma di interfaccia e di richiamo di questi plugin per diversi plugin, cioè una sola piattaforma, una sola piattaforma di appoggio per poter usare diversi plugin che normalmente troviamo solo sulla piattaforma Windows. Ecco, ripeto, allo stato attuale il progetto è giunto a gestire Silverlight, che è stato il primo, la prima versione gestiva solo Silverlight, e adesso è stato aggiunto anche Flash. Quindi, volendo, chi non gestisce gli aggiornamenti del plugin di Adobe Flash in altro modo può sfruttare questa piattaforma di interfaccia verso questi plugin Pipelight. Ecco, questi sono i due motivi. Quindi, uno, ripeto, il leggero cambiamento, non è stato stravolto, comunque leggero cambiamento di installazione rispetto alla versione precedente 01, e l'altro proprio perché si è riorganizzato il progetto e adesso permette di gestire più di un plugin per Windows, nativo per Windows, e quindi è importante da sapere. Ecco, a chi serve è molto utile sapere che esiste questa piattaforma. Dunque, passiamo brevemente in rassegna le modalità di installazione e di attivazione dei diversi plugin che si necessitano sul proprio sistema. E quindi io, in questa carrellata di comandi da terminale, perché useremo quello essendo più spiccio, ormai se seguite i miei video avrete notato che tendo ad usare sempre più spesso dei comandi a terminale per installare o disinstallare dei software, perché appunto è più spiccio rispetto ad aprire Ubuntu Software Center o altre interfacce grafiche. Quindi basta dei copia e incolla, sono molto pratici. Ecco, dicevo, io do per scontato che questa scaletta di comandi che presento serva a chi ha già installato la versione precedente di Pipeline. Naturalmente, chi parte da zero, che non l'ha mai installato, quindi parte direttamente dalla versione 02, può partire, diciamo, senza ovviamente eliminare la vecchia versione, non avendola. Ecco. E in più, nel video precedente avete i passi per aggiungere i repository PPA necessari ad installare Pipelight. Qui non l'ho citato perché appunto do per scontato che uno, avendo installato la versione precedente, quei repository li ha già aggiunti seguendo il mio video precedente o altre guide, insomma, ecco. Quindi, comandi per installare la nuova versione. Dunque, spegnere il browser, questo vale sempre, come già detto nel mio video precedente, e quindi il primo passo è eliminare la vecchia versione. Quindi si fa copia e incolla in un terminale, quindi si apre un terminale, copia e incolla di questi comandi, semplicemente così, che ve li lascio ovviamente nella descrizione di questo video. Quindi, primo comando, rimuove Pipelight, poi aprite la vostra, con un file manager in Nautilus, aprite la vostra home e attivate la visualizzazione dei file e cartelle nascoste e cancellate queste due cartelle. Magari qualcuno di voi può averne anche una sola di queste due, però questi sono dei rimasugli dell'installazione con le vostre personalizzazioni preesistenti che è meglio che togliate, così all'installazione della nuova versione riparte tutto da zero, tutto bello pulito. Quindi, uno, cancelliamo Pipelight, due, eliminiamo queste cartelle dalla nostra home. Attenzione che appunto sono cartelle nascoste, quindi non le vedete finché non attivate l'opzione. Adesso possiamo passare ad installare la nuova versione. E quindi altro comando, si prende questo comando, copia e incolla in un terminale, si esegue, bla bla bla, tutti i soliti passi, si aspetta che finisca l'operazione e Pipelight in quanto tale, che ora non si chiama più solo Pipelight ma Pipelight Multi, perché gestisce più plugin, non più solo uno, quindi Multi, ecco il richiamo nel nome. Una volta installato, si può passare quindi ad attivare i plugin che si ha bisogno. Quindi, fra i vari plugin, in questo caso finora due, a disposizione, si può scegliere quale dei due o tutte e due attivare. E ci sono
Questo anche è molto, molto ben fatto in questo progetto, trovo. Ci sono due modalità per installare e attivare i singoli plugin. Uno che vale per tutte le user che avete attivato sul vostro sistema Linux, oppure c'è anche la modalità per attivarle solo per la vostra user. Ecco, non so quanti di voi avete un PC, diciamo, in condivisione, un PC con più utenti che possono accedere sullo stesso PC, che so, in famiglia, ecco. Io per esempio ho solo, il mio PC è personale, quindi ho solo la mia user. Quindi io per attivare il plugin posso usare tranquillamente questo comando, copia e incolla nel terminale di questo comando, senza sudo davanti, cioè senza eseguirlo come utente amministratore, ma come utente normale per me, e mi si attiva il plugin Silverlight solo e esclusivamente per la mia user. Ne avessi di più di user sul mio PC, le altre non potrebbero usare questo plugin perché l'ho attivato solo per me. Invece, con questo comando sopra, che è uguale a quello sotto, ma preceduto dal comando per essere eseguito come amministratore, come root, utente root, posso attivarlo per tutte le user, quindi vale in generale per tutte le user presenti sul vostro PC. Qui potete scegliere secondo della vostra situazione, o PC personale solo per voi o PC condiviso con altri utilizzatori. Potete usare questo comando sopra. La stessa cosa vale per il plugin di Adobe Flash, cioè il sistema di attivazione una volta installato Pipelight Multi è uguale. Quindi valgono i due comandi, soltanto ovviamente che l'opzione enable, ovvero abilita, non è Silverlight la parola che segue, ma ovviamente Flash perché si tratta di un altro plugin. E qui però è la stessa cosa come sopra, quindi per tutte le user di un PC questa versione del comando, solo per la vostra user questa versione del comando. Una volta che questi due comandi, o uno o l'altro, o tutte e due, hanno finito il loro lavoro, potete riaprire il vostro browser e vedrete che nella pagina dei plugin, come vi mostro nel primo video che ho fatto, vi troverete appunto sia Adobe Flash che Microsoft Silverlight attivi come plugin nel vostro browser, che sia Chromium, che sia Firefox, che sia quello che volete voi. Ecco, con questo ho concluso. Spero vi possa essere utile questo video per passare, e ritengo opportuno passare alla versione 02 di Pipelight, che è un progetto che, malgrado che abbia a che fare con del software proprietario e chiuso, questi plugin sono tuttora a volte indispensabili, e quindi trovo utile conoscere bene questo progetto e sfruttarlo nel caso sia necessario usarlo. Ecco. Vi ringrazio per l'ascolto come sempre, un saluto e alla prossima, ciao ciao!